Pronto? Sì? Sì? Sì, don Luciano. Vengo subito da lei. Mi dica, don Luciano, ma è successo qualcosa? Emanuele, devo parlarti di un segreto. Oh, don Luciano, non sarà mica una cosa brutta? No, è una scoperta incredibile, un segreto che tengo da tanto tempo. Questo oggetto misterioso apre un portale verso una dimensione alternativa, ma devi stare attento. Perché? Le dimensioni sono infinite. Solo il caso può decidere in quale dimensione andrai. Davvero? Mi sembra tutto un po' complicato. Esatto, è complicato. Infatti non potrai mai andare nella stessa dimensione e non solo. Il tuo alter ego alternativo, il tuo Emanuele Sosia scomparirà. Io sono troppo debole. Troppi viaggi dimensionali potrebbero portarmi alla morte. Agitturio, io non so se voglio fare questa cosa. Devi, Emanuele. Io ho perso il rosario di mia madre. Io non posso tornarci. Devi trovarlo. Ci vuoi andare? Lo fai per me? Certo, don Luciano. Per lei, questo è altro. Allora puoi anche... No. Non si allarghi di vero, eh? Allora tieni. E lascia sempre aperto il portale, altrimenti non potrai tornare indietro. Buona fortuna, eh? E per quella seconda cosa? No. Come no? No. Solo un... No! E va bene, ciao, torna presto. Mio Dio, cosa ho combinato? Potrebbe succedere un disastro. E se Emanuele combina qualche guaio? Oh, signore. Cosa può succedere? Non gli ho nemmeno detto che quando si rientra dal portale per 5 minuti ci sono scompensi fisici e psichici rilevanti. Devo chiamare Sebastiano. Non capisco, Emanuele, cosa sia successo. Seba? Sì, ciao, sono Sandro, ciao. Ciao Sandro. Senti Seba, dimmi, ma... Sandro. Sai qualcosa di Emanuele per caso? Perché è più di un mese che non si fa vedere. Non lo so, anche io un po' di tempo che infatti ho tentato di cercarlo e poi ho notato che non è più collegato a WhatsApp, non è mai raggiungibile al telefono. Non riesco a capire cosa sia successo, è sparito improvvisamente, ha il telefono staccato, sono molto preoccupato perché... Dovevamo anche uscire a cavallo assieme. Senti, ma hai impegni adesso? No. No? Dai, venite a casa. Ok, mi organizzo, dai. Non lo so, vieni anche Tiziana, sei libera, ci prendiamo un caffè. Dai, ne parliamo subito a casa, sono molto preoccupato. E dai, poi ci sentiamo e ci avviciniamo, dai, grazie, ciao. A dopo. Dai, ti aspetto, va bene. Ciao.
Ma era Sandro? Era Sandro, è la questione di Emanuele che stavamo parlando anche l'altro giorno. Niente, a quanto pare è scomparso. Non si è saputo niente, lui non ha lasciato detto niente a nessuno. Dai, Asco, appena finiamo passiamo da loro. Ci avviciniamo un attimo da Sandro? Facciamo così. E magari informarci un po', certo, dai. Dai, dai. No, già. A dopo allora, ciao. Ciao. Allora, l'avete visto? Sapete qualcosa? Boh. Abbiamo anche chiesto, vabbè, anche i genitori, anche lui ha questa cosa di sparire e in casa non si fa vedere più di tanto. Però... Beh, da un po' che non lo sentiamo, allora non sono neanche preoccupati. Però, noi un po' sì. Noi, domenica, dobbiamo uscire a cavallo. E dunque, allora che fate? Strano. Mimi! Emanuele! Eccolo qua. Ciao, Emanuele. Oh, vieni, accomodati. Vieni. Oh, allora, cos'è successo? Scusate. Dove sei finito? Ragazzi, non posso tenermi tutta questa cosa dentro. Ma non cosa ti è successo? Cosa? Che cosa? Ti sei incasinato. No, Emanuele, ragazzi. Ma non te se ne andi, ma cosa è successo? Scusate. Ma non ti sarai ficcato in qualche guaio? Guarda che non voglio avere a che fare con usurai. Hai debiti? No, ma che debiti? È una cosa... È come avere una patata bollente sulle mani. Cioè? Questa mi sembra anche peggio degli usurai. No, ma ti sta minacciando no. qualcuno? No, allora. Ma ti stai nascondendo? No. Allora, la questione è questa. Avete capito, ragazzi? Ma è assurdo! Provare per credere. Allora, se non ho capito male, Don Luciano ti ha spiegato che praticamente c'è una coppia di noi e di tutti gli abitanti di Barrani in qualsiasi dimensione. Però non appena arrivi tu, la tua coppia sparisce da qualsiasi parte. Quindi, anche eventualmente andando noi, la nostra coppia sparisce. Però gli altri pensano sempre che siamo quello che conoscono. Giusto? Esatto. E se arrivo io lì e sono un falegname, pensano che sia il Sebastiano falegname. Sì, ragazzi, sono stato in Egitto, in un villaggio che si chiamava Barrali. Non chiedetemi perché... Come si chiamava? Barrali. Non chiedetemi perché... Un villaggio come il nostro paese. Sì, però non chiedetemi perché era così. Ho lavorato per il faraone Ramses II nel 1300 a.C. Pensava fossi il fratello di Nefertari, la moglie. Quindi il tuo Emanuele lì era quel personaggio lì, il cognato del faraone. Esatto, ma poi la dimensione si adatta a te e tu puoi parlare in italiano. È fighissimo, assolutamente da provare. Ma dai. Sembra molto interessante, però questa cosa della casualità è un'arma a doppio taglio. E se ci mandassero al tempo dei dinosauri? Infatti. In 10 minuti noi moriremo. Sì, ragazzi, scusate. Se il portale deve rimanere aperto, forse è meglio aprirlo in un posto nascosto. Perché altrimenti potrebbero scoprirlo, aprirlo, ma aprire toccarlo. Che cosa? Ma ancora siete convinti di questo? Questo sta male, non sta bene. Io non ci credo a questa cosa qua. Ma non lo so, ma questo apparecchio... Fai vedere un po'. Proviamo. Asco, andiamo? E apriamo il portale. Ok, ma secondo andiamo a sentire questa fesseria. Ok, andiamo, io andiamo, sono curiosa. Andiamo, io, dai. Sandro, in questo angolo, va bene? Qui non ci viene mai nessuno. Lo volete provare? Siete sicuri? Sì, dai. Vediamo sta cosa, vediamo. Va bene, dai. Ma dai, è una buffonata questa storia. Ok, mi raccomando, state alla larga. Ma davvero credete a questa cosa? Aiuto! Allora ragazzi, mi raccomando, entro io per primo, voi seguitemi.
venire Vale a portarmi un libro. Vedo di risolvere subito. E Vale, Vale! Faccio spento, lo spengo! No, spengo! No, no! Dai, spento! Mano è dentro, E cosa dovevo fare? E se Vale ha risolto? Vale è andata via, gli ho dato il libro, è a posto, tutto a posto. Sì, ma Emanuele è partito senza il portale. Adesso chissà in quale dimensione è andato. Come funziona questa cosa? Dobbiamo partire anche noi, dobbiamo rientrare, dobbiamo riaccenderlo e partire subito a riprenderlo. Ma non può tornare da quanto ha spiegato lui, è una roba del genere. Bisogna riaccenderlo subito, tenetevi pronti, pronti. Oh, chi va, ragazzi? Entra tu. Ragazzi, per sicurezza magari entriamo tutti assieme. Non vorrei che lì ci si perda in qualche maniera. Non è che tutti i giorni viaggi nelle dimensioni. Merda. Usciamo. Fermate voi, silenzio, zitti, fermi. Calmi. Silenzio, giù. Calmi. Fermi. Stai calmo. Stiamo calmi. Avanti. Aiuto, paura, Seb, aiuto. In quell'angolo, restate lì e zitti. Shalom, voi siete qui per nostra causa? Causa? Ma quale causa? Cosa siete, avvocati? Silenzio! Nostro padre eterno Allah vi ha condotti qui per sacrificarvi contro l'ambasciata americana qui in Libano. Ora vi prepariamo. Sacrificarci cosa? Ma tu sei fuori! No! Io sono dentro! Tu vai fuori e ti fai esplodere! Ma no, tizi, sveglia! Ehi! Sveglia! Calmi! Interessante. Minchi Tedda. Ma dove siamo? Siamo nel quartiere Barrali ad est di Beirut. Beirut? A Beirut c'è un quartiere che si chiama Barrali? Sì, quartiere sciita famoso per mercato di cavoli e fagiolini. Ancora? Fissadeddus. Tengo non di esseuso. Silenzio, stupidi esseri! Voi mettere cintura addosso, dite all'Akbar e vi fate esplodere. Ma tipo, cioè, com'è che funziona questa cosa? Non è che usiamo tutti i giorni. Vedi, stupido essere, tu prendere cintura, metti cintura, vai ad ambasciata americana e ti fai esplodere. Tutto molto semplice. Guarda, secondo me non funziona quella roba lì. Non funziona! Sì che funziona! Però là! Funziona! Questa bomba sofisticata! Tu prendi i cammini, vai dentro ambasciata americana e appena ti senti pronto, premi il pulsante e funziona! Non funziona! Lo vedi che non sta funzionando? Non scoppia! Prendi il pulsante e funziona! Ma non esplode! Sì che esplode! Ma il sistema è sbagliato, ma non scoprirà mai, è inutile. Non ce la può fare. Ma vedi che non funziona? Sì, se schiacci bene funziona. Smettila di svenire. Bene, allora niente mamma, niente bomba, niente attentato. La bomba non c'è più, quindi noi andremo. Dai, facciamo vabbè, che dai, ci risentiamo. Rivede. Non ci si perde di vista, ok? Andate via cosa? Vai qua, siediti qua e fai un'altra bomba. Vai! Calmo, calmo! Vai! Dopo!
Dopo, dopo. Calma. Ma non è una cosa, non è che funziona proprio precisamente, eh? Hai visto, tromba d'aria? Visto cosa, cane pazzo? Straniero, piace a capo. Straniero, ti ruberà donna. Barrare mia amata donna, mia sposa, futura io avere ucciso Cervo Bianco per lei. Praticamente mi stai dicendo che io, per avere salva la pelle, dovrei sposare tua figlia. Ma almeno è bella. Mia figlia Barrale, bellissima, fiore di prateria, gemma preziosa, bella come tramonto. Viso pallido, Don Luciano, ha fatto questo apposta. Questa è tua figlia? Ma è uno scrondo pazzesco. Sì, Barrale, che in nostra lingua vuol dire rugiada che bagna viso e lo tiene fresco come un panno di lino al vento. Ma cosa rugiada? È un cesso pazzesco, è una ciofega. Io ho una reputazione con lei, senza lei, con lei, senza lei. Sandro! Sandro! Io, cane pazzo! Sandro! Cane pazzo! Sandro! Straniero! Io cane pazzo! Tu straniero e scemo! Mani tu possa aiutarti! Tatanka, non so quello che ti aspetta. Ma, secondo voi, questa è bella? Bellissima! Ma quando mai? Tieni, bevi, molto buono. Io mi chiamo Yelen e sono al tuo servizio. Buono, ma che cos'è? Sudore di bufalo. Bevelo tutto! Sì, lo bevo, buono. Tu stanotte fare bunga bunga con mia figlia. Se lei sentire stanotte forza di toro, ci saranno le nozze, altrimenti morto. Ci dovrei pensare. Niente a pensare, se non fai bunga bunga sei uomo morto. Ma non ce la farei mai. Ma se c'è la zuda di maiale in faccia? Ma quella è zuda valutata. Io dare te cosa magica che ti servirà. Tu, quando serve soffi e memoria si azzera. È così che funziona. Funziona cosa? Io dare te cosa magica che ti servirà. Tu, quando serve soffi e memoria si azzera. È così che funziona. Funziona cosa? Io dare te cosa magica che ti servirà. Quando serve soffia e memoria si azzera. Potrei continuare all'infinito. Usa solo se serve. Grazie. Sì, secondo me sono pericolosi. Dobbiamo trovarli. Dobbiamo trovarli assolutamente. Assolutamente per la sicurezza. Bene, ragazzi, un attimo di attenzione. Siamo qui in questa safe house di Beirut per un caso di fondamentale importanza per la nostra nazione. Si tratta di un'operazione di sicurezza di primo livello. La SWAT entrerà a Barrale, eliminerà tutti eccetto questi quattro terroristi.
Loro dovranno essere presi, dovranno essere arrestati, dovranno essere interrogati e da loro voglio sapere ogni minimo particolare. Ma i quattro soggetti, apparentemente, risultano non classificati e pressoché inoffensivi. Agente Valentine, queste sono cellule dormienti, abituati a mimetizzarsi in mezzo alla gente comune. Dall'ultimo dossier che ho ricevuto, pare che Usam Abdel Hadim recluti terroristi sul web. Agente Jacobs, come siamo messi con l'operazione? Sto cercando di tracciare la posizione della squadra Falco. Allora ragazzi, cerchiamo di mantenere un profilo basso. Si tratta di un'operazione molto delicata. È un'operazione chirurgica, senza danni collaterali. Ci sono domande? Sì, io. Posso andare a fare la cacca? E vai a fare la cacca. Unità SWAT, Falco, a 2 minuti dal punto di incontro. Falco 1, ricordatevi di portarci i 4 terroristi qui alla safe house del quartiere Hamra di Beirut. Potete partire. Siete sincronizzati? Falco 1, sincronizzato. Avvoltoio 1, sincronizzato. Aquila 1, sincronizzato. Condor 1, sincronizzato. Gheppio 1, sincronizzato. Passerotto 1, sincronizzato. Passerotto. E te, un villano di est. Ma Passerotto, aio! Ha detto Passerotto. Ma di cosa sta parlando? Passer domesticus, spesso chiamato semplicemente passero o passerotto, ma anche passera, il che è strano perché si tratta di un uccello. È probabilmente il volatile più diffuso e noto in Europa. Ma la smetta e proseguiamo con l'operazione. Ho sentito un'esplosione, stiamo per entrare. Al vostro segnale facciamo irruzione. Entrate, entrate. Silenzio radio. Dentro, dentro, dentro! Finito, stavamo sparando solo a lui. No, non è vero che stavate sparando solo a lui, stavate sparando tutti, ma siete impazziti! Signorina, stia zitta, se no spariamo pure a lei. No, no, tizio, non venire, no, 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 no. Però scusate, qua c'è un errore, noi veniamo da Barrali, non c'entriamo niente qua. Infatti, siamo nel quartiere Barrali di Beirut. Ma che Beirut? Noi veniamo dalla Sardegna! Se, certo, io vengo da Marte. E ti telefono a casa! Ma non lo sapete dove la Sardegna? Sapete tutto, sapete ogni cosa, non sapete niente! La mamma mi si è figliando i balli, voi in cupezzo chi stia in sardo! La smetta di parlare, arabo. Terrorista schifoso. Mi fate tutti schifo. Terroristi? Ma che terroristi? Noi, nooo! Ma quali terroristi? Avete capito male? Non c'entriamo niente noi! Che faccia tosta, dalla Sardegna? E che ci fate allora qui, con questi estremisti, in Libano con le bombe pronte a esplodere e a fare stragi? Eh? Non rispondete? Ma avete sbagliato assolutamente. Avete sbagliato completamente. Non c'entriamo ragazzi, niente. Non avete capito nulla. Noi non c'entriamo niente. Niente. Basta, silenzio. Siete in arresto. Non c'entriamo niente. Ma c'è un errore. C'è un errore. Non è possibile. Io ho capito. Fare favore al mio amico. Noi fare scappare te. Perché fai questo per me? Io amo Barrali. Tu non fare bunga bunga. Vabbè. Per me va bene. Andare. Tu seguire sentiero. D'accordo. Trovare cavallo. Buona fortuna. Fuggi lontano. Straniero scappato! La pagherà cara! Si sta sincronizzando il satellite. Accesso garantito e identificazione
del capo Joseph Apple. Missione attivata. Stiamo trasferendo i soggetti nella safe house. Dalla localizzazione della squadra risultano a 5 minuti dal posto di consegna. Soggetti nella sala interrogatori, pronti alla registrazione tra 3, 2, 1, via. Posso rivestirmi adesso? Silenzio! Questo è il vostro fascicolo. Ehi, che guarda! Questa foto da dove è saltata? Quando ce l'hanno fatta? È seria la cosa! Sì, sì. Smettetela! Allora, noi non c'entriamo niente. Stai zitto! Quale domanda le faccio io? Chi è il vostro capo? Chi vi ha mandato a barrare da quella cellula terroristica? Ma Emanuele, ma non ci riconosci? Ma di chi state parlando? Emanuele chi? Nicolas, questi devono aver preso qualche droga. Stanno vaneggiando. Drogati, maledetti assassini, terroristi. Vi torturerò, vi spezzerò anche ossa che non pensavate di avere. Stiamo calmi. So che il battito del cuore di voi due donne è maggiore rispetto a quello degli altri due uomini, solamente dal fatto che sbattete molto spesso le ciglia. So che, se solo me lo permettessero, potrei premere sulla vostra carotide per sapere anche quante volte pisciate durante una settimana, lo sapete? Come è messo tutto questo? Perché noi siamo la CIA. Dunque niente scherzi. E certo, io mi sveglio la mattina e vado ad ammazzare americani. Ah, allora lo ammetti, brutto bastardo. No! Era sarcasmo, dai! Era sarcasmo, dai, calmiamoci un attimo! Bene, agente Miles, sicurezza nazionale. Ora sarò io a condurre l'indagine. Non serve essere così agitati, basta un po' di stile. Parla, brutto bastardo! Chi vi manda? Ma nessuno, nessuno! Ma perché non me ne sono rimasto a casa? A pescare, a andare in giro a cavallo! Boh! Siete dei pazzi, noi non c'entriamo niente, hai capito? Niente! Va bene, NCIS, ora conduco io l'indagine, tutti fuori. Ma noi non siamo della Marina Militare, cosa c'entra l'NCIS? Hai ragione, arrivederci. Agente Cortez, FBI, adesso conduco io l'indagine, seduto. No, agente, abbiamo solo bisogno di parlare un attimo tra noi. Tutto qui. Un minuto. Vi diamo solo un minuto. Da adesso. Okay. 59, 58, 57, 56, 55, 54. E siamo della C. Ascolta, ti stavo dicendo. Allora, andato via, andato via, dai, dai. Ragazzi. Ragazzi, avete visto? Emanuele non ci ha riconosciuto. No. E dunque è l'alter ego del vero Emanuele. Dobbiamo tornare al portale e scappare. Assolutamente. Sì, e come facciamo? Non dobbiamo lo so. Sì, inventiamo qualcosa. Non lo so. Non mi sono sembrati molto svegli, no, secondo niente. Me dobbiamo inventarci qualcosa per farci portare lì. Sì, è l'unica soluzione. Cosa dobbiamo... pensi tu? Allora, li riportiamo lì. Gli diciamo, okay. Abbiamo... c'è un posto dove abbiamo lasciato qualcosa. L'idea. Il nostro capo ci ha lasciato un messaggio lì. Sì. Ok, sì. Esatto, facciamo così. Il nostro capo ci ha lasciato un messaggio. Sì, parla lui che parli tu. Ci proviamo. Allora? E altri ancora? Cioè, altra gente voodoo. Mamma mia. Quanti ce n'è? C'è tutta questa giustizia Gasteddu noi. Ma altra roba da fare non ne avevate? E dunque? Cosa avete deciso? Abbiamo deciso. Vi conduciamo dal nostro capo. Bene, ok. Allora andiamo, forza. Andiamo. Capo, interrompo la registrazione. Sì, missione compiuta.
Sai, Middleton, questo batuffolo di cotone non durerà neanche uno stramaledettissimo giorno qui a Cold Rain. Ci puoi contare, McCall, ci puoi contare. Questi forestieri sono sempre più strani. Guarda come è vestito quel farlocco. Tira aria brutta, sento proprio aria brutta. Convertiti, forestiero. Credi nella Bibbia o Dio scatenerà la sua ira su di te. Convertiti o morirai. Gesù Cristo mio. Ma che cavolo, pitica sa cucurra. Seguito dagli indiani, aiutatemi. Tranquillo, qui gli indiani non vengono. Vai dallo sceriffo. Lui non vuole guai, ma tu mi sembri proprio uno che cerca guai. Dov'è lo sceriffo? Sono io lo sceriffo. Allora, dov'è il vostro capo? È qui dentro. È dentro però, allora, un attimo. Conviene che entriamo prima noi da soli perché è un violento. Se vede persone che non conosce spara subito, quindi cerchiamo di preparare lo spazio per entrare. Fidati di noi, ok? Aspettaci qua. Qui. Stiamo tornando, tranquillo. Aspetta, stai tranquillo, ok? Noi. Stiamo tornando, fidati di noi, tranquillo. Ok, tranquillo. Allora, vi muovete? Sto entrando. Figli di la lana. Non è possibile. Ho le tette. Smetti di toccarmi le tette. Sono le mie quelle. Ragazzi, deve essere quelle cose che ci ha spiegato Manuele, dei cambi. E poi passano. Però io sta cosa di pisciare i piedi me la faccio, aspettate. Ehi. La smetta di pulire quella pistola, o sceriffo, mi aiuti? Prima di continuare a parlare, voglio sapere chi sei. Sono Emanuele, mi stanno seguendo gli indiani. Emanuele chi? Emanuele Magia, di Barrali. Barrali? E dov'è? Non sei texano. Barrali è in Tregenta, cioè appartiene all'Unione dei Comuni del Parteolla, ma è in Tregenta, vicino a Senurbì, Orta Cesus, Sant'Andrea Frius. Ho capito, sei del Kansas. Minchited, turra vedo, vabbè sì, sono del Kansas. Non mi sfugge nulla. Comunque gli indiani qui a Cold Rain non vengono. Ed io ho una Colt bollente con la quale ho fatto fuori più di 50 fuorilegge, tutti al primo colpo. Davvero? Palleredo, troppo dolo. Sì, sceriffo, come dimenticare quando hai fatto fuori i manigoldi di El Paso, Jack la canaglia e quei figli di buona donna di Perry Owens. Per non parlare di come in 3 secondi hai fulminato Chad Chase e i fratelli Herb. E del giorno che hai bruciato le budella di Jesse James, li hai fatti fuori tutti. Sì, tranne uno. Anthony Quinn. Un fuorilegge di River City. Mossa sbagliata a sfidarmi. Salutami l'inferno. Sceriffo! Ancora tu? Maledetto bastardo! Ma vuoi morire? Sceriffo! Ma adesso basta! Tieni, prendi questo! Muori! Muori!
Calma, piano, piano, piano. Stai calmo. C'hai queste braccia, queste mani troppo forti. Stai calmo. Dove siamo? Sembra un ospedale, sempre. Piano, camminiamo, camminiamo. Stai calmo, calmo. Piano. Stai calmo. E guten Morgen, Schwester Deborah. Wie geht es meine Patienten? Guten Morgen, Doktor. Gehen alles gut? Das freut mich, dass meine Patienten alles gut geht. Gut, gut. Calma, calma, calma. Direttore, li abbiamo trovati nello sgabuzzino. Bene, vi trovate a Villa Bagali, la più rinomata clinica psichiatrica di Berlino. Guardi, c'è un grosso malinteso. Noi siamo qui solo di passaggio. No, calma, calma, aspetta, aspetta. Non peggiorare le cose. Allora, dottore, lei sta calmo. Qui c'è... Dobbiamo chiarire le cose. Sia più chiara. Noi siamo dei viaggiatori multidimensionali. Siamo qui alla ricerca di un nostro caro amico che si è perso nelle dimensioni parallele. Multidimensione? Sono assolutamente pazzi. Direi fuori come un balcone. No, no, non siamo pazzi. Vogliamo solo ritrovare Emanuele. Silenzio! Siete pazzi e pericolosi. No. E adesso vi prendiamo in cura. E vedrete che questo soggiorno sarà per voi una vera bellezza. No. Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Canti di gioia i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Oh, come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Mi si attacca ma la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Sì. Dai, anche noi, che facciamo bello, tutti un bel canto. Un sant'uomo, un pastore stupendo. Questo miserabile villaggio, oggi abbiamo potuto ascoltare la parola di Dio, la parola che salva, la parola che guida, e voglio un amen! Amen, fratello! Amen! Per riportarvi sulla retta via, e voglio un alleluia! Alleluia, 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 alleluia! Che diavoleria stai cantando? L'alleluia delle lampadine, non la conosci? Sei proprio pazzo tu. È posseduto dal demonio. Fratello caro, scusa, io non so da dove tu venga, però so sicuramente chi ti manda. Ecco, tieni, questo è di padre Luciano. Viene da Barrali. Lui sostiene che sia un piccolo paesino del Kentucky, ma io ho i miei seri dubbi. Salutamelo e ringrazialo, perché è lui che mi ha insegnato a fare i sermoni. Ok, grazie. Ok, finalmente posso tornare a casa. Molla, leva, sottoponete questi al TSO. TSO? Ma cosa sarebbe? Trattamento sanitario obbligatorio. Adesso, per darvi una bella calmata, facciamo una bella punturina. Sì, così vi date una bella calmata. No. Ma no, dai, anche la puntura, no. No, no, dai, per favore, no. Dai, no. Dai, iniziamo da lui. No, no, povera, ragazzi, povera. Calma. Andiamo a prenderci una birra fuori. Dai, fermi, aspettate un attimo. C'è il vacuum. Ah, che dolore! Allora, McCall, cosa vuoi da me? Mi hanno detto che fai bene la mossa del giaguaro a letto. Questo dollaro è tutto tuo, se ti concedi a me. Un dollaro? Al massimo con un dollaro ti faccio fare la mossa del pinguino. Va bene, dai. Abbassati i pantaloni.
dammi il dollaro. Ciao, adesso fa il pinguino. No, aspetta! Comunque Togo il predicatore, sembra un dritto. Togo, cosa significa Togo? Eia, Togo. Togo, figo. Bravo il predicatore. Non saprei, non sono certo un tipo da chiesa. Ma questo cosa vuole? Cosa vuole farmi, un vestito? Certo, devo farti un vestito. Un vestito? Un vestito, di legno. Di legno? Di legno, bello mio. Ma perché? Mi sto portando avanti col lavoro. Ma portati lì e vai via. L'ultima misura, vai dai. Vai via. Fermo. Un'ultima misura e vai. Vai via. Versami un whisky. Non voglio guai nei miei saloni. Versami un whisky, veloce. Giniseo Deo! Jack Wilson, il pistolero più veloce del West. Avete capito? Avete capito? Giniseo Deo! Giniseo Deo! Sei Jack Wilson, il più veloce pistolero del West. Giniseo Deo! Giniseo Deo! Giniseo Deo! E tendi scio, tieni scio la zammengia ughizi, non scisi chinesese e besa sega e spattata zammei. Io ti ammazzo! E spostati, ma lo sai che c'è un alito di merda. Io ti ammazzo! Non azzardarti mai più a fare una cosa del genere nella mia città. Bevi il tuo whisky e sparisci. Bevilo, bevilo. Non finisce qui, non finisce! Ahia, mio Isugu! Certo, mano leggera la dottoressa, rodda diridi. Ragazzi, devo cercare di indagare, capire qualcosa. Maledetti, non posso, diciamo, maledetti! Tu! 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 Proviamo a sentire questa ragazza. Sì, oddio. Sì, è proprio sveglia. Senta, scusi, un'informazione. Volevo chiederle se per caso conosce Emanuele Magia, un ragazzo pafutello con faccia simpatica, un po' non tanto alto che magari... Ma cosa fa? Sto facendo un salto in centro, ti serve qualcosa? Ma anche no. E questa sembrava la più sveglia, ragazzi, qui non è che abbiamo piede. Tu! Tu! Tu cosa? Ragazzi, vado da quella tipa, sembra sveglia. Sì, sì, prova. Scusi signora, non è che conosce Emanuele Magia? Un ragazzo grassoccio, belloccio, basso? Sì, forse l'ho visto, lo conosco, va a cagare! Signora, però non se la prenda, è calma, eh? No, dolcissima ragazza, non sono arrabbiata. Ah, meno volevo male. Solo dirti, vaffanculo! Signora, però lei è proprio una maleducata, eh? Ma sono tutti così aggressivi? No, ha la sindrome di Tourette. Ah, ecco. Buonanotte. Cosa facciamo? Proviamo a chiedere a qualcun altro, proprio non c'è soluzione. Tu! Tu! Andiamo. Tu! Proviamo a chiedere a queste due signore, vieni un attimo. Quelle di là in fondo. Vieni. 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 Perfetto. Queste due sì, mi sembrano due a posto.
poverina, è tutto il giorno con questo bamboccio, tutto il giorno! Sì, sì, questo è tranquillo. Allora... E non c'è rennesce da dove vai, dromiri! No, no, lascia perdere, sono fulminate anche queste. Sì, ragazza, tutto a posto, tutto a posto. Che bella! Chi sei? Sono Tiziana, siamo qui con i miei amici, stiamo cercando Emanuele, lo conosce? No, mai visto. A posto. Perché non glielo dici dov'è il loro amico? Dai, non devi essere così timido. Vedi, Teresa, in realtà io esisto solo nella tua mente. Loro non possono vedermi. Non è vero, non dire così. Tu vuoi solo farmi piangere. Tu esisti, stupido. Sei uno stupido. Dai, diglielo. Non essere così timido. Mi vedi solo tu? Lo sa. Non fa niente, grazie lo stesso. Che bella, che bella, chi sei? Sono Tiziana, sono qui con i miei amici per cercare Emanuele. Tu! E tu, e ti sei occupato? Il mio cavallo. Chi è che ha preso il mio cavallo? Se non dite che mi ha preso il cavallo, faccio la stessa cosa che aveva fatto mio nonno quando gli avevano preso il cavallo. Ne l'ho preso io, di là dietro. Ah, pensa, Olla. Senti un po'. Cos'è che aveva fatto tuo nonno quando gli hanno rubato il cavallo? Nude. Senti, vuoi tornare a pè, sai. Ho conosciuto Jenny, è bellissima. Vorrei aver fatto l'amore tutta la notte con lei. Io la vorrei sposare, la amo. Ma sei sicuro? Guarda che è una baldracca. Ma che dici? È bellissima, ma poi dai, che modi. Che modi? Ma se a te sta bene, per me puoi fare tutto quello che vuoi. Lo so, è lavoro. Però che cosa ci vuoi fare? Anche il mio lavoro non mi piace. Cusso è cusso di Vigas. Ma contento tu? Dai, adesso tutti si presentano. Lui è Roberto, ma non può parlare. Lui si chiede un uccello. Ah, che bello Emanuele qui. È veramente bello. Sì, sarebbe bello fare proprio una bella passeggiata. Comunque sei stato molto coraggioso al salone con Wilson. Però devi allenarti con questa pistola, perché nell'West troverai tanti cattivi. Devi allenarti ancora di più, se vuoi ti insegno comunque. Ma lascia perdere le pistole. Io farei l'amore tutto il giorno con te qui. Ma cosa stai dicendo? Io sono cattolica, non posso fare l'amore prima del matrimonio. E poi, gratis. Ah sì? $50 vanno bene. No, scemo, dai che usiamo le pistole. Dai, non prendertela. Muoviti e vieni qui. Prima di sparare agli uomini, ti devi allenare. Quindi adesso mettiamo le bottiglie qui sopra e ci alleniamo. Ok, Gene. Per te, questo è altro. Adesso, presentatevi tutti. Che vi dovete far conoscere da questi nuovi arrivati. Io sono Cinzia. Prima di essere qui facevo la pazza in paese. Era bello fare la pazza in paese. Poi invece mi hanno messo qui. Su Rossetto! Io sono Teresa e aiutavo il babbo a fare il macellaio. Collezionavo le teste delle galline. Poi ho fatto amicizia con Arturo e sono venuta qui. Io sono Bonaria, forse. Però Bonaria è un bel nome. Sì, sono Bonaria. Io sono Bonaria. Forse. Però Bonaria è un bel nome. Sì, sono Bonaria. Io sono Bonaria. Io sono Rosanna e sono qui perché tutti avevano paura di me. Voi avete paura di me? Dovete avere paura di me. Io sono Brunella e sono la più bella.
Facevo la modella. E sono molto bella. E mangio anche la Nutella. Dai, Franci, tocca a te. Dai, presentati, su. Oh, perché volete sapere chi sono? Mi state spiando? Siete delle spie? Io non so nulla, nulla. Io sono Angelo e faccio l'artista. Però non mi ricordo nulla. E allora spacco il marmo, lo spacco in testa alla gente. E il marmo in testa fa un male cane. Un male cane. Io sono Barbarina e volevo dire solo una cosa. Vaffanculo! Alla sindrome di Tourette. Adesso arriva animatore. Forse è il tipo che cercate. Ismaele! Ismaele! Salve! È arrivato il momento per voi più atteso. Chi vuole cominciare? Dai, su, ragazzi. Sì, 44. Io, 57. Io. 89, 89, 89, 89. Hai capito cosa fanno? Furbi. Hanno eliminato le barzellette. Quindi, quando vi toccano il numero ordinato, come fanno? Gli avvoli. 88. Ragazzi, vieni un attimo tu, ricordami il tuo nome. Come ricordami? Sebastiano sono. Sebastiano, prova a ridirla. 88. Ma perché non ridete? Perché non le sapete raccontare! Allora Manu, prima di sparare devi assumere velocità, quindi adesso ti insegno. Tu prendi la pistola e mi spari in testa. No, ma cosa stai dicendo? Sei disarmata! Tranquillo, tranquillo, sono più veloce di te, tranquillo. Più veloce, dai. Tranquillo, tranquillo, tu prendi la pistola e conta fino a tre. Allora, uno, due, tre. E mo come la mettiamo? Lo vuoi rifare? Hai visto che sono più veloce di te? Allora, uno, due, tre. Morto! Sei troppo lento. No, vabbè, mi devi insegnare a sparare. Dai a me, guarda. Devi rimanere fermo. Punti e tiri il grilletto. Allora, prima di tutto devi tenere il braccio ben disteso. Ok. Puntare il bersaglio a tipo cane da cassa. Ok. Spara. Hai visto? Ok. Ma cosa cavolo non ci facciamo so, qui? Ragazzi, ho capito tutto. Voi non siete pazzi. Venite con me, vi aiuto io a scappare. Attenti! Vogliono scappare! Prendeteli! Prendeteli! Aiuto! Aiuto! Che cosa so? Non è possibile! Tranquilli che passerò presto. Ma quando passerò? Quando passerò? C'è anche questa cosa. Adesso ve lo racconto ora. Una volta un tizio al bar e dice tutto coltelli. Il barista. E io chiedo al barista: chi è? Stai zitto! Quello coltello Bill! Poi dopo un po' entra un altro. Tutto pistole. Pieno di pistole dappertutto. E dico al barista: scusa, chi è quello? E il barista: stai zitto! Quello pistola Bill!
Poi entra tutto cercato, tutto così, tutto bruciato, tutto squarciato, ed io... Chi è quello? È il barista, quello è Chernobyl. Quella non l'ho capita. Come non l'hai capita? Dovresti fare molto meglio. Io sono normale, anche voi? Sì, è passato. Quindi con le facce abbiamo risolto. Ma adesso, cosa facciamo? Ragazzi, a me mi sembra, mi dà proprio l'impressione che ogni volta che rientriamo è sempre peggio. Bisogna avere pazienza, essere più concentrati. Dobbiamo riportare Emanuele. Dai, riproviamoci. Certo. In protezione dei Dei Cieli corporatum. Dice Domino su certo meo sesto et refugium meum, Deus meus serabor in meum. Onia nipse diva lavine per nanque operansum, et ater fortasum. Minze, capitico su Friuso. Aio, dai, muoviti, vieni. No, ma cosa muoviti? Tizia e Seba, dove sono? Tiziana è svenuta nuovamente. E lì ancora dove siamo arrivati, lascia, ci raggiungono, andiamo. Non si capisce nemmeno dove siamo finiti. Ricordati, Sandro, ci perdiamo. Il campanile. Messere, miledi. Questi si sono spaventati. Che strani personaggi. Non saranno mica dei briganti. Signor giudice, questo villaggio è pieno di infedeli. Infedeli? Gesù è venuto per i peccatori. Voglio sapere tutto, segnalatemi tutto. Oh mamma, ma dove siamo capitati? Ma questo è il Medioevo. Vieni qui, vieni da questa parte. Dobbiamo camuffarci, mettiamoci questi stracci. Ci dobbiamo camuffare. Dai, dai, dovrebbero andar bene, dai. Facciamo finta di niente. Salve. Ehi, ciao. Buongiorno, signora. Salve. Salute. Ciao. Poi entra uno al bar e gli fa: scusi barista, un tè veloce. E lui gli fa: tè. E lo sapete perché l'indiano era sempre freddo? Perché Cristoforo Colombo gli aveva scoperti. E smettila di fare il buffone. Domani a mezzogiorno ci sfideremo a duello. Ancora tu. Ti ho detto che non voglio guai. La legge dell'West mi permette di avere un duello. Ascoltami bene. Se lui non vuole, non puoi costringerlo. Aspetta. Già voglio. Bene, allora ci vediamo domani, puntuali a mezzogiorno sul viale. Sì. Sul viale. Guarda, Gerardo,
Ieri ho preparato le pappardelle al cinghiale. Erano buone? Lo credo, se le mangiate tutte. Questo luogo è bambo verdio. Miseuza, che indide su Friusu. Dai, tranquilla, troveremo un riparo adesso. Quale strano scherzo della natura siete? Siete opera del diavolo o di qualche stregoneria? Ma che stregoneria? Lasciateci! Fermi, furfanti! No, ma che fate? Chi siete? Cosa volete? Boh! Andiamo dal giudice, siete in arresto! Dai, no, dai! Aspetta, no! No, 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 no! Oh, non ci conosciamo, ci siamo visti prima, aiutaci! Là, segnali di fumo, i Cheyenne sono in movimento. Bello, bello. Comunque, e noi, mi pare di essere in vita. Guarda, lì si vede Santa Frius. No, quello è il Paso. Lì invece sono Rubì. Quello è Cisco. Oh, la gaseosa in Texas. Ah, in Texas. Cos'hai, nostalgia? È vero. Eh sì, un po'. I miei amici. Ti prometto una cosa, che se ci riuscirò a scamparmela, ti porto via con me. Chi sono costoro? Sembra l'artificio di una strana magia. Di quale colpa sono accusati? Vostra Eminenza Reverendissima, non sappiamo chi siano costoro. Pensiamo, come avete detto voi, che siano frutto di qualche diavoleria. Anche le loro vesti sono strane. Parlate dunque, cosa avete da dire in vostra discolpa? Nulla! Ma veramente noi siamo venuti qui a cercare uno so... Zitta! Cittudì! Giudice, questa è gente strana. Se non vogliamo avere problemi, tocca giustiziarla. Giudice, giusto! Avete detto giusto! Al rogo! Ho capito, e che rogo sia. Così ho deciso dunque. Guardie, portateli nella pubblica piazza affinché il popolo veda. Bruciateli vivi! Sì, sì. Al rogo! No! 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 Ma che rogo? Il rogo non va bene! No! Forestieri, mi hanno mandato i vostri amici. Adesso distraiamo le guardie e voi potete scappare. Certo, va benissimo. Che muscoli, che bel fustacchione. Ma che uomo prestante, ma quanti muscoli hai qua sotto, bel fustacchione. Buia, ti sta cercando il giudice. Adesso fui libero. Fate finta di nulla. Ora andiamo dove sono le suore. Oh, finalmente, Emanuele, ti abbiamo trovato. No, ti sbagli, sono Teobaldo. Teobaldo? Sì, Teobaldo. Non sei Emanuele? No. No, allora siamo in un'altra dimensione, abbiamo sbagliato dimensione. Cosa facciamo adesso? Scappiamo. Andiamo. Dai, andiamo. Corri, 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 corri. Fratelli cari, il Signore mi ha chiamato. La mia missione è potervi portare in salvo. Cosa posso fare per voi? Fratello, ci sono i nostri amici nella stanza a fianco al campanile. Dobbiamo recuperarli. Farò presto. Grazie, fratello. Fratello. Grazie, grazie, grazie. Teobaldo, è troppo rischioso restare qui. Portiamoli dalla madre qua adesso. Andiamo. Presto, quassù. Giovincello, hai visto scappare i Fuggiaschi? Sì, sono andati verso il convento.
Ragazzi, mi raccomando, perché la madre badessa è una tipa un po' strana. Sì, sì, fate voi. Chi è che bussa? Sono Teobaldo. Ci sono dei pellegrini che hanno bisogno d'aiuto. Teobaldo, Teobaldo, spostati, apri. Oh, Teobaldo. Teobaldo, qual buon vento ti porta? Oh, sorella Giltrude. Oh, sorella Mafalda. Qual buon vento? Ho portato dei pellegrini. Sorelle? Sorelle. Cosa sta succedendo? Madre Badessa, accorrete, venite a vedere. Calma, Madre Badessa. Adesso vi spiego, adesso vi spiego. Chi urla? Cosa succede? Chi osa turbare la quiete di questo convento? Cosa succede? Madre Badessa. E lei la badessa? Sì. Chi siete, viandanti? Cosa cercate? Cosa volete? Ma veramente noi... Aspetta, scusa un attimo. Madre, cerchiamo un rifugio per stanotte. È possibile? E sia, ma solo per questa notte. Grazie. Suor Giuditta, andate a cercare abiti per questi forestieri. Va bene, madre, come voi comandate. Dobbiamo andare in giro vestiti così. Guarda, Sandro, non fare polemiche. Dai, sai benissimo, almeno così ci camuffiamo e non ci riconoscono. Non è possibile. Adesso mi tocca fare questo duello. Ma io non so ancora sparare. Aug, viso pallido. No, non uccidermi. Tranquillo, viso pallido. Capisco tue ragioni. Mia figlia c'è il suo pazzesco. Sposerà tromba d'aria. Dunque io offro a te perdono e pipa della pace. Davvero? Sono felice per tromba d'aria. E cos'è questa roba? Fuma, uomo bianco, fuma! Buona. E tu sei venuto fino a qua per farmi fumare questa pipa? Potente è questa cosa. Mi sta girando la testa. Devono essere rintanati qua dentro. Aprite, aprite questa porta o la sfondiamo! Madre Badessa, la prego, apra questa porta! Chi siete? Cosa volete? Aprite se non volete che butti la porta giù! Ma quanta maleducazione! Cosa volete da noi? Questo è un posto sacro! Sappiamo che state nascondendo dei fuggiaschi! Io non so niente, hanno fatto tutto loro! Che dite, suor Mafalda? Non ascoltatela, esaurita! Sicura, madre? Voglio tutte le suore in fila per un'ispezione approfondita. Suor Giuditta, chiami qui tutte le suore. Ma proprio tutte? Sì, proprio tutte. Bene, bene. Adesso voglio che alziate la sottana per mostrarmi il vostro sesso, così che possa essere sicuro che non ci siano intrusi. Tu, mi sembri un po' strana. Poverina e timida, la lasci in pace. È una novizia. Alzate tutta la tonaca. Dite il vostro nome. Io non sono d'accordo. No. Come no? Sì! Se non lo fate, vi violento tutte. No, risparmi la madre badessa almeno. Ha detto tutte. Esatto, e inizio da lei. No. Il fascino del baffo. Alza! Bene. Suor Geltrude. Alza. Suor Mafalda. Bene. Alza! Suor Giuditta! Bene! Alza! Suor Roberta! Bene! E tu? Alza! Sorpresa! Figa di gusto! Ammutinamento! Levateci le mani di dosso! Sbrigatevi! La Santa Inquisizione insegue i vostri amici! Oh, la Santa Inquisizione! Scovateli! Guardate in ogni buco, in ogni bettola, in ogni maledettissimo posto! Ma come hanno fatto a prenderli? È una lunga storia. Dobbiamo trovare il modo per farli fuggire. Dai, dai, presto! Sto
sono loro! Presto, presto! Siamo qui, venite, presto, corrente, presto! Corrente. Fermi, maledetti stregoni! Arriviamo! Sono passati di qua, correte! Sono passati, sì. Bene, noi siamo arrivati e il nostro portale è lassù. Dobbiamo salutarci. Non vi vedremo mai più. Credo proprio di no. Grazie di tutto. Vabbè, addio. Anche stavolta ce la siamo vista brutta. Sono stanco. Dai, muovi, dai. Allora, che facciamo? Niente, li abbiamo persi. Ce la siamo scampata. Pure la balbuzia. Pericoloso. Emanuele. Dov'è Emanuele? Ma non scatole piene di questa storia! Basta! Non lo troviamo, finito, stop, basta! Ok, per me la questione è finita! No, Sandro, ritentiamo! Basta, chiuso così, arrivederci! No. Sandro! Sandro, non possiamo abbandonare Emanuele! E adesso, cosa facciamo? Andiamo noi tre adesso? Partiamo in tre. Però è pericoloso, vi stavano per ammazzare tutti adesso. Sì, ma Emanuele. Sì, però... Ma quante possibilità abbiamo? Ci sì, ha spiegato però, che non ci sono miliardi di possibilità. Non si molla così un amico. È colpa nostra se Emanuele è Ma cosa subito. Cavolo facciamo? Siamo il problema da mai non lo troviamo. Ma pensiamoci un attimo. Pensiamoci, perché stiamo rischiando troppo. E alla fine per salvarne uno ne moriamo in quattro. In cinque con lui. Magari cambia idea, adesso... Fermiamoci un attimo. Portalo, non partiamo. Portalo via sta e... cosa. Lascialo spento e vediamo cosa fa. E io parlo con Ale. Anche il cielo piange se vicino un temporale. Cosa devo fare secondo te? E cosa devi fare? Devi andare a trovarlo. Cosa? Devi andare a trovarlo, devi cercarlo. Devo tornare, dobbiamo rientrare. Eia! Rispondimi, sei sicuro? Eia, devi partire, vai, chiama Tiziana, andate. Ok, grazie. Ciao Sandro, dimmi. Dobbiamo sistemare la faccenda di Emanuele. Mi sono consultato con un amico e... Dai, ci vediamo a casa. Va bene, chiamo Seba e arriviamo da voi. Ciao. Ti aspetto a casa. Questo villaggio è deserto. Dove Porca siamo? Porca miseria, ragazzi. Siamo nell'West. Tizi, non svenirmi proprio no, adesso, tranquillo. Ragazzi, dobbiamo fare una roba svelta. Il portale è visibile a tutti. Dobbiamo cercare informazioni su Emanuele. Tanto qualcuno l'avrà notato. Dividiamoci. No, restiamo uniti. Adesso provo a chiedere a queste belle donne. Ehi, gentili signore. Sì? Che strani forestieri. Ma
come siete vestiti? Sì, non siamo proprio alla moda. È una... Sono tutte per lavorare alle ferrovie. Sì. Noi stiamo cercando un nostro amico. Non ditemelo! Emanuele? Certo, proprio lui. Lo conoscete per caso? Certo che lo conosciamo. È da giorni in giro. No. E oggi si vuole proprio far ammazzare. Cosa? Ammazzare perché? Ha sfidato Jack Wilson. E Jack Wilson non è certo tipo che perde i duelli. È il più famoso pistolero dell'West. Oltre a essere un bel fustacchione. Sei vecchia per Jack, cara. Stai fresca. Oh, vai via. Io vado a vedere lo stesso il duello. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Porca miseria, se ho dotto un pastao. Voglio vedere sangue, ho preso le ferie per vedere sangue. Dai, che aspettate? La bara per te è pronta. Vai via! Al mio tre. Uno. Due. E tre. Oh mio Dio, oh mio Dio. Sono morto. No, perché ti stai mantenendo la pancia? Perché mi hanno sparato. No, non hai niente. Davvero? Manu, ciao ragazzi. Manu, non c'è niente. Aio, alzati. Finalmente, Manu. Finalmente, Manu. Dobbiamo andare nel posto dove è rimasto aperto il portale. C'è, finalmente. Il casino, il casino. Abbiamo rischiato di morire un casino di volte. Dai, dai, l'importante è che ci siamo ritrovati. Adesso dobbiamo trovare il modo per riandarci. Oh, stai bene, tutto a posto, no? Fatemi ringraziare lo sceriffo. Ma sceriffo, dove va? Al di là delle colline, dopo il passo del giaguaro, verso la landa deserta di Aquila Grigia, a sentire il profumo delle orchidee del deserto e spingere il mio cavallo oltre i confini dell'West. Ah sì? Io pensavo a cose tipo verso il tramonto, no, cose così. Sei pazzo. Guarda troppi film. Film? E cosa sono i film? Tipo Il buono, il brutto e il cattivo, con questi attori famosi, non ne conosce manc'uno. Clint Eastwood è famosissimo. Clint Eastwood? E chi è? Non è texano, vero? No, vabbè, è del Kansas. Insomma, venite tutti dal Kansas. Addio amici, addio belle pulselle. Addio sceriffo, grazie di tutto. Vai addio, bello. Addio. Ha, ha. Ed eccomi qua, la mia avventura è finita, per fortuna bene, ho ritrovato i miei amici, ho restituito il rosario a Don Luciano e ho portato con me Jenny. La felicità del prete però è svanito subito quando mi ha richiesto indietro il portale. Vabbè, gli passerà. Più camminare! Ma papà, ma cosa stai facendo? Ma quale papà? Ma quale papà? Questa è terra di Brazzo! Cammina, ti spiezzo in due! E dai, calmi! Ora a parlare con il nostro capo Brazzo! E chi sarebbe il vostro capo? Io sono Brazzo! Perché problemi? Thank you.
Sì? Sto cercando Cinzia. Cinzia? Cosa vuoi da me? Io hanno dato che qui. Te cosa magica. Ascolta ci un po', servirà. Vieni qua. Tu, quando serve soffi e memoria si azzera. Cosa ci faccio qui? Niente, stavo cercando l'ecocentro. Guarda, deve andare laggiù. Ah, grazie, stavo cercando l'ecocentro. Chi era? No, niente, niente, hanno sbagliato. Sì. Questo batuffolo di cottone non resisterà uno stramaledettissimo No, stramaledettissimo. Vai! Clint Eastwood. Ma che Clint Eastwood? Lascialo andare così, è buono. E chi se ne frega? No. Tanto scusa, siamo nel West. Allora ridillo, vai. Siamo 200 anni prima, vai. Chi se ne frega? Vai! Clint Eastwood. Vai! Qua. Vai, no, si vede che sta leggendo. No, ma lo vedete qua. No, no, non ci vedo perché non ci vedo. Ok, vai. Vai. Guardami. Tranquillo, viso pallido, ripeto. Vai, vai. Tranquillo, viso pallido. No, da capo. No. Parlare io, mio. Vai. Vai! Barrali! No, non chiedere! Che la fare io questa? Sto morendo, non ce la faccio! Barrali, io per donna! Vi trovate a Villa Barrali, la più rinomata! Guarda noi! Questa è che stiamo! No! Scusa che stiamo! No, se ne senti te! Spesso chiamato semplicemente passero o no, passerò. Perché lo stai ascoltando dalla... Non ce l'hai di fronte. Che cazzo, sta parlando lui. Vai. Voi siete dei pazzi, noi non c'entriamo. Vai. Vai. Ehi, Nicky Ted. Vai? No. Andiamo. Vai? Ce la facciamo. Sì. Vai? Unità SWAT, Falco, ha dominato del punto di... a Falco.